made by 3CL of mint cream, 3CL of white cacao cream, and 3CL of milk. For the creation of this cocktail, you have to put all the ingredients into the shaker, shake it, and then stir to the martini glass. Ciao, sono Olga. Ciao, sono Felice. Lo scorso anno scolastico ho partecipato alla gara nazionale degli istituti alberghieri tenutasi ad Armaltaggia in Liguria, sotto il settore sale e vendita. La mia prova era suddivisa in due giorni, con una prova scritta e una prova pratica. La prova pratica era suddivisa a sua volta in tre parti, con la preparazione di un cocktail e la relativa spiegazione in lingua inglese, la mise en place in sala di un coperto e la degustazione di un vino ligure con la relativa spiegazione. Anch'io l'anno scorso ho partecipato alla gara nazionale di studi alberghieri per l'indirizzo di ricevimento. La mia prova consisteva nella realizzazione di un itinerario il cui tema era l'ecosostenibilità. Così ho deciso di promuovere il territorio non solo per i prodotti tipici e le attrattive culturali e storiche, ma anche attraverso le attività appunto ecosostenibili, quali delle escursioni in barca a vela o delle passeggiate in bicicletta, che appunto promuovessero questo nuovo tipo di turismo ecosostenibile. Classificati al terzo posto e grazie ai nostri risultati l'istituto IPSAT Rocco Chinnici si è classificato terzo sulla graduatoria degli istituti alberghieri nazionale. Ciao a tutti, io sono Irene. Io sono Samuel. Io sono Miriam e siamo tre alunni appena diplomati presso l'istituto alberghiero di Santa Maria di Licodia nel settore dell'accoglienza turistica. Questa è la nostra postazione in hotel. Il nostro lavoro comincia con la gestione delle prenotazioni, l'accoglienza degli ospiti, dal check-in fino al check-out. I requisiti fondamentali della nostra professione sono il sorriso, la disponibilità, la cortesia e la capacità di risolvere tutti i problemi dei nostri ospiti, o almeno ci proviamo. Diplomarsi nel settore dell'accoglienza turistica non significa solo lavorare in hotel, ma offre diversi sbocchi lavorativi, dalla guida turistica all'assistente di volo, che sia hostess o steward, all'organizzatore di viaggi ed eventi. Sono un ex alunno dell'istituto alberghiero IPSAT Rocco Chinnici di Santa Maria di Licodia. Ho conseguito il diploma quest'anno e grazie a questa scuola ho trovato subito lavoro nel mondo della ristorazione nel settore alberghiero, lavorando appunto in un albergo rinomato della Costa Ionica che mi permette di avere la mia indipendenza sia economica che personale e anche di crescere professionalmente, perché potrei diventare un giorno un maître, un barman, un food and beverage manager, quindi conseguire anche la direzione di una struttura alberghiera. Buongiorno a tutti, sono Alessandro, ho scelto l'istituto alberghiero Rocco Chinnici di Santa Maria di Licodia quando ho deciso che da grande avrei voluto lavorare nel settore della ristorazione. È stato proprio in questa scuola che ho imparato le basi, ho acquisito le competenze e anche qualche piccolo segreto che mi ha permesso di diventare adesso un vero professionista. Lavoro infatti come chef pasticcere presso un rinomato ristorante. Sono felice della scelta fatta, la rifarei altre 100 volte. E vi consiglio di scegliere l'istituto alberghiero, a voi tutti, che, come me qualche anno fa, vi trovate a dover scegliere cosa fare del vostro futuro.